Lucio Buratto, 24esimo congresso dell'AICER, oggi hai fatto una bellissima lezione sui pionieri della chirurgia della cataratta, partendo addirittura dal filmato storico di Ridley che impianta la lente in camera posteriore. Tutto questo è anche raccontato in questa tua ultima fatica editoriale. È stata una lezione bellissima che ci ha fatto vedere come il passato sia diventata attualità oggi. Sì, è vero, diciamo che ho trovato dei bei filmati, ho dovuto forzare molti colleghi internazionali, amici di lunga data, americani, europei, russi, sudafricani, di varie nazioni. Anche Michael Blumenthal. Anche la famiglia di Blumenthal ha contribuito enormemente a questo mio, diciamo, a questa mia lettura, a questa mia raccolta di video storici. Ho fatto molta fatica a trovare materiale perché, cosa strana, cosa per me incredibile, non credibile diciamo, è che nessuno ha conservato nulla, tutti hanno buttato via materiale, è stato estremamente difficile trovare materiale storico. Quando parlo di storico intendo fra gli anni 50 e 60, quando c'erano le prime lenti, quando c'era la chirurgia in piena evoluzione, quando ancora non si sapeva cosa avrebbero fatto le lenti intraoculari nella chirurgia della cataratta, perché era tutta roba sperimentale. Beh, forse all'epoca si parlava di grosse cineprese che poi sono diventate videocassette, poi sono diventate digitale, quindi probabilmente nei passaggi tecnologici si è perso qualcosa. Io le prime registrazioni che ho fatto io le facevo con Super 8, poi mi sono comprato, quando ho avuto le possibilità, una Beaulieu 16 mm ed era montata sul mio microscopio, facevo i filmati, poi bisognava portarli a sviluppare, poi bisognava montarli, era tutto un lavoro pazzesco. E trovare dei video di questo genere è stato difficile. Ho avuto tanti colleghi, dopo pressioni, insistenze, telefonate, mail, eccetera, che mi hanno fornito dei materiali in Super 8, 16 mm, e ho potuto poi, diciamo, digitalizzarli, farli digitalizzare, e mi sono raccolto decine e decine di video storici di grande interesse che nessuno altro ha. Io ho chiesto alla American Academy di trovarmi dei video, hanno un loro museo ma non hanno praticamente niente. Ho chiesto al Moorfield Hospital, dove tutti i chirurghi inglesi dell'epoca lavoravano, che facevano impiantologia, se avevano qualcosa, niente. Ho trovato una bella lettura che mi ha fornito un collega inglese, di cui in questo momento non ricordo il nome, che mi ha, diciamo, assolto da tante ricerche. Ho avuto molta collaborazione dai colleghi russi, Fyodorov, per la ricerca di materiali di Fyodorov, da Yuri Tataev, da Boris Malyugin. Ho avuto, come dicevo prima, la famiglia di Blumenthal, la figlia che vive in America, che mi ha procurato tutti i materiali di suo papà che avevano raccolto in una cantina in Israele. È stato molto difficile trovare materiale, ma ho raccolto materiale unico. Adesso intendo utilizzarlo anche per fare un video molto più lungo di quello che ho fatto oggi per l'AICER. Oggi è durato 20 minuti questa lettura e ho potuto fare un'escursione dall'inizio dell'impiantologia, dai primi interventi fino a, diciamo, all'epoca che valeva la pena, cioè fino intorno agli anni 90. Quindi alle lenti pieghevoli. Fino alle lenti pieghevoli. È stata un'escursione molto bella perché si è visto proprio completamente l'evoluzione della chirurgia della cataratta, dalla extracapsulare alla intracapsulare, poi alla extra di nuovo, criestrazioni, come no? Estrazioni intracapsulari senza pachimotricina, e devo dire che bella. Un bel lavoro che in effetti ha commosso l'aula, che poi ti ha tributato un giustissimo applauso e una standing ovation perché lo meritavi. Ma il contributo italiano in questa evoluzione della chirurgia della cataratta dagli anni 50 a oggi? Chiaramente senza di te, escludendo te. Io non ho mai avuto un applauso così lungo, una standing ovation come questa di oggi. È stata una cosa emozionantissima per me, è veramente stato, non me l'aspettavo. Vabbè.
La chirurgia italiana, Strampelli è stato uno dei grandi, ha fatto delle cose magnifiche, però diciamo che era fuori epoca, purtroppo era proprio all'inizio e quindi la sua invenzione, la sua lente ha provocato purtroppo molti danni, però è stata una lente che ha smosso l'ambiente, che ha cominciato a far pensare la gente, far pensare i colleghi, farli evolvere, farli cercare nuove idee, nuove lenti, nuove possibilità, e quindi è stata una pietra miliare sicuramente la nostra italiana. Poi chi ha veramente sviluppato l'impiantologia sono stati Binkrost, Choice, Worst, questi, Fyodorov, questi colleghi. Tutto il mondo un po' anglosassone, un po' dei Paesi Bassi. Certo. Ma europeo però, il mondo anglosassone europeo. Certo. Gli americani hanno fatto poco o niente in questo, sono arrivati molto tardi e quando sono arrivati hanno sbagliato anche il tipo di lente, perché hanno lavorato sulle lenti da camera anteriore, quando ormai noi europei, certo, i nostri colleghi europei avevano già dimostrato che non erano le lenti ideali per l'impiantologia. Certo. Bene, chi ne vuole sapere di più, c'è un volume che sia in italiano che in inglese che raccoglie tutta la storia dell'evoluzione della chirurgia della cataratta e ha un fratello gemello che riguarda la refrattiva, giusto? Giusto. Bene. Grazie a Lucio Buratto, maestro di oftalmologia, nonché, come vedete, personaggio alla mano che ha voluto rilasciarci questa intervista, ma che è una bellissima passeggiata nel passato.